Ehi, ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Fumetti e Parole. Oggi altro video gustoso solo per voi. Sì, ma questi video fatti in vacanza anche basta, hai esagerato, ok? Sì, ma i video acquisti, chi è che non vuole guardare il video acquisti? Ah, hai anche comprato roba. Cioè non solo ti sei portato quello che avevi a casa, no, hai anche comprato, aggiunto roba alla pila della vergogna. Bravo. Sì, comunque sono qui, cioè, no? Fammi elencare le cose fichissime che ho comprato, cioè. Vado? Va bene, dai, ok, facci vedere quello che hai preso. Dai, tiralo fuori, dai. Tirarlo fuori mi sembra un pelo esagerato, però comunque partiamo subito quindi con l'elenco delle cose che ho comprato, non vedo l'ora. Vi dico subito che parliamo di edicola, acquisti fatti in edicola, perché l'unica libreria che sono andato a visitare erano Aggiunti e non c'era praticamente niente, o meglio, una bella scaffolatura, bella gigantesca di manga, ma niente di più. Quindi vado avanti. Allora, primo volume, Il commissario Ricciardi, questo è il magazine 2022, anche qui ci sono quante storie c'è scritto? Vabbè, c'è 4 storie inedite, 176 pagine, poi c'è anche un'indagine dei bastardi di Pizzo Falcone, per chi non sa di che cavolo sto parlando, eccolo qua, i bastardi, io me ne sono innamorato subito dopo l'uscita in edicola del primo volume, siamo già al secondo, Fabiana Fengo sta preparando il terzo. Niente male, qui abbiamo la prima storia Siniscalchi, poi le altre non me le sono viste, che figo però. Ah, qua abbiamo Alessandro Nespolino, Sergio Brancato alla sceneggiatura, guardate qui, il disegno è questo, mamma mia, c'è questo realismo che su Ricciardi è notevole, bello. Andiamo avanti alla storia successiva, qui abbiamo di nuovo Siniscalchi, ma con Paolo Terracciano, questa volta alla sceneggiatura. Ricordiamo che il soggetto ovviamente è sempre di Maurizio De Giovanni, cioè il creatore di Ricciardi. E qui, noi siamo i bastardi, appunto, qui abbiamo Claudio Falco, Carmelo Zagaria, ecco, non è mia. Carmelo Zagaria si è occupato dell'ultima storia. Va bene, insomma, un bel malloppetto da leggere sotto l'ombrellone. Vado avanti, numero 32 di Samuel Stern, copertina strepitosa, veramente bella, guardate qui, c'è questo sapore messicano, no? La dea della morte, guarda che spettacolo, con la falce, Samuel Stern che viene preso in braccio. Questo in realtà acquisto, ma l'ho già letto, non farò un video dedicato, non mi è piaciuto per niente. Disegni, sono molto contento che per la prima volta ci sia stata la rossa della Bugs, cioè la Farina, a disegnare, contento per la sua presenza, ma in realtà il risultato non è quello che a me piace, non soddisfa. Ci sono alcune, ecco, ma ne ho presa una a caso, guardate quanto è bella questa vignetta, ci sono alcune scene disegnate veramente, veramente da Dio, no? Anche qui vedete una cura del dettaglio molto, molto ben fatta. Altre volte invece ho visto un dettaglio soprattutto dell'anatomia che non mi ha convinto. Adesso non mi dilungo troppo, però sì, ci sono delle scene che non mi hanno per niente soddisfatto. Globalmente comunque, ecco qua, boh, la storia non mi ha appassionato più di tanto. Qui si parla proprio quasi di esoterismo, no? Di culti messicani mischiati con il culto religioso che professa un po' padre Duncan. Diciamo l'idea forse è carina, ma la realizzazione non mi è piaciuta per niente. Va bene, numero via 32, salutiamolo, eccolo qua, questo è il numero 8. Vi ricordo che è la seconda parte di una vicenda che io non ho letto perché ho acquistato il volume e poi in attesa di quest'ultimo ho visto qua in fondo c'è scritto fine dell'episodio, quindi vuol dire che gli ultimi due volumi, il 9 e 10, sono un po' la conclusione della vicenda. Tra l'altro guardate che figata la copertina del numero 9, bellissima. Altra cosa che voglio dire di questo volume sono i disegni di Ivan Zoni. Oh, a me questo Ivan Zoni piace un casino, l'abbiamo visto più volte, mi pare anche l'amico Manuel l'abbia già intervistato, anzi vabbè, ci ha fatto una chiacchierata perché lui non le definisce interviste. Tutto digital grafica, però il risultato è veramente, veramente, veramente bello.
spettacolo. Ivan Zoni mi piace tantissimo. Ah, qui una chicca, perché forse non fossi stato in vacanza non avrei acquistato questo volume. Parlo di Editoriale Cosmo, è un albo completo, fa parte della collana I Grandi Maestri, questo è il numero 69 ed eccolo qua. Parliamo di storie nere. Abouli Bernet. Sono tantissime storie, vediamo se c'è scritto 20 e passa. Ah, l'avevo letto. Compilation di storie. Oh, pazzesco, non c'è scritto. Vabbè, non mi faccio perdere tempo, l'ho già fatto. Ho già esagerato. Comunque sono tantissime storie, mi pareva 23, ma poi magari dopo in post-produzione, perché sapete che io sono un editor, vi scrivo quante storie sono. Sono tantissime storie, definite appunto nere, quindi c'è un po' di oscuro. Mi ricorda molto la raccolta come Mostri, Zio Tibia, però qui non è detto che si parli di cose orrorifiche, anzi al massimo ci vedo del bel thriller, del erotismo, c'è un po' di tutto, sono contento di averlo acquistato perché è un bel po' che non compro un balloppone di questo tipo della Cosmo, era il momento di farlo, sì, assolutamente, via, vado avanti, e qui torno, vedete, non la fermo, il cellulare non lo fermo, c'è un vento che mi porta via i capelli. Vado avanti con un altro volume del commissario Ricciardi. Solitamente compro questi volumi nel mondo dell'usato. Questa volta, essendo in vacanza, ho deciso di prenderlo in edicola nuovo, anche perché il prezzo è 8,90€, non pochissimo. Abbiamo qui Falco e Siniscalchi ai disegni. Guardate qua che roba. Sicuramente Daniele Bigliardo è quello che mi fa impazzire sulle pagine di commissario Ricciardi, però dai, anche Siniscalchi se la cava la stragrande. Poi ho colorato con questa, insomma, nuance un po' ambra, non so come definirlo, ocra scura, terra di Siena. Questa tricromia questa volta funziona veramente grande. Colori, ecco, volevo dirlo, colori Giovanni Preziosi e Giusy Iannello. Bello. La nostra Enrica, che succederà? Boh, ve lo dirò, ve lo racconterò, qui magari ci faccio un video. E poi lo hanno comprato tutti e quindi anche io mi ci sono buttato. Non appena è uscito K11 incartonato mi sono detto mamma mia che copertina strafiga di Mammucari. Ma poi, vabbè, i disegni magari dentro non saranno così belli. E invece qui abbiamo i disegni di Davide Gianfelice, colori di Stefania Quaro. Sfogliandolo mi sono detto mio Dio, non vedo l'ora che esca in edicola, chissà lo faranno uscire in formato Bonellide, e invece no, scelta azzeccatissima, formato Audace. Fatemi spendere una parola in più su questo: se le vendite di questo in formato Audace sono il doppio, il triplo, il quadruplo, 10 volte quelle del cartonato, stiamo dando un messaggio molto molto importante alla casa editrice Bonelli. Significa che alcune storie noi desideriamo leggerle, desideriamo possederle, ma spendendo 4,90, 5,90, 6,90 e giù di lì. Spendere 20 euro per un cartonato, soprattutto per il numero di pagine così esiguo, qua siamo su una sessantina, ok? Quindi chissà, faccio vedere altre immagini qua e là, chissà se sarà andata alla stragrande la vendita di questa serie oppure no incartonato. Ma sono convinto che andrà molto molto bene, anche perché tutti noi ne stiamo parlando in edicola, e quindi non vedo l'ora K11 di papparmelo. Non penso che lo leggerò, esatto, perché vedete che c'è scritto continua, quindi è inutile che io mi legga questo volume, poi lo lasci lì, poi lo riprenda. Probabilmente andrò a recuperarmi nei prossimi mesi tutta la serie completa e poi andrò a leggermelo di botto. E finiamo in bellezza, perché anche qui è un acquisto estivo. Per carità, ne escono due all'anno, ma quello estivo è il mio texone preferito, perché me lo godo sotto l'ombrellone, sotto un albero, sulle cavole, mi pare piace. E quindi stiamo parlando dell'ultimo capitolo texoniano, che è I due fuggitivi. Qui abbiamo il buon Freghieri. La copertina non è eccezionale, eh? Dal punto di vista anatomico vedo troppa staticità, e poi c'è una testa di Tex più grande rispetto al corpo, rispetto a quello che pensavo. Vabbè, qui giusto per sono rompipalle. Però ho sfogliato dentro i disegni, ragazzi, ha fatto una roba incredibile.
quando un disegnatore bravo come lui si cimenta con un volume così importante come il Texone, secondo me dal massimo, guardate un po' che roba. Gli occhiali tipici di Freghieri, questa roba un po' chiusa, ma che abbiano il mascara ogni tanto, i protagonisti, anche, come si chiama, eccola, Dylan Dog, quando Freghieri disegna Dylan Dog c'ha questo occhio un po' più chiuso, un po' più languido, bello, guardate qua che volti, incredibile. Allora, contenti? Ma che bel malloppone, riuscirò a leggerlo oppure arriverà a casa ancora con tantissimi volumi non letti? Comunque una discreta scorta l'abbiamo fatta. Chissà quando le leggerai, però vabbè, bravo, bravo. Lo sapevo che ti avrei convinto. Quindi, bene, non mi resta che leggere. Adesso vi aspetto nei comment, fatemi sapere quello che ne pensate, se avete già letto alcuni di questi volumi o se come tantissimi altri li avete già acquistati, non vedete l'ora di leggerli. Intanto vi ringrazio, vi do un abbraccio immenso, probabilmente il prossimo video sarà a casuccia nel mio studio, e sì, perché le vacanze finiscono prima o poi. Vero? Sì, già mi chiamano.